oggi c'è maestrale e quindi non possiamo andare al mare. Allora abbiamo deciso di andare a fare una piccola escursione per andare a vedere gli olivastri millenari, che un olivastro abbia più di 4.000 anni, e poi andremo a fare una bella escursione in battello sul lago Liscia. Non vediamo l'ora, venite con noi. Allora, oggi stiamo andando a fare un qualcosa di diverso, quindi niente mare, perché ovviamente c'è un po' di vento, simile al maestrale, comunque il mare è pericoloso, quindi ci sono dei cavalloni molto forti, quindi non si può assolutamente fare il bagno. Allora, che cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di andare a visitare un po' l'entroterra. Precisamente cosa? Innanzitutto, vabbè, ci stiamo godendo il viaggio di questa vegetazione così particolare della Sardegna, con questi alberi proprio spinti dal vento tutti da una parte, di questi arbusti che pian pianino, mentre si entra nell'entroterra, crescono, diventano alberi, diventano un po' più grossi, più rigogliosi. Penso non l'avevo neanche mai vista così verde, vi devo dire la verità. Ma andiamo a vedere una cosa che uno dice: bah, ma mi direte, ma davvero esistita? Davvero esiste? Non esiste. Esiste? Sì, andiamo a vedere un lago in Sardegna. Io non sapevo che ci fossero, sinceramente, però la Sardegna offre davvero così tante possibilità. Il problema della Sardegna sono le strade, che sono decisamente bruttine. Ma vabbè, stiamo riuscendo a portare a termine anche il viaggio, pian piano, appunto, al lago Luras, l'entroterra della Sardegna, e affino gli olivastri millenari. Andremo quindi a vedere anche quelli. Quindi, cosa molto interessante, addirittura si dice che uno degli olivastri più antichi abbia 4.000 anni, che è decisamente tanto. Quindi andiamo a vedere. Pazzesca. Speriamo di riuscire a prendere il battello. Subito che voleva venire. Non entrare, Roberto. Ma quelli, Canis, sono
cui raccolgono tutta l'acqua, così da non rimanere senza nei periodi di siccità, tipo quello che è stato stato. Benvenuti a bordo del Pollux, ci troviamo sul lago Denis, uno dei tanti laghi artificiali che abbiamo in Sardegna e in tutta l'isola. Abbiamo la bellezza di un solo lago naturale. L'unico lago naturale che abbiamo in Sardegna è il lago di Baras, vicino ad Alghero. Tutti gli altri puntini blu della cartina geografica dell'isola sono solo ed esclusivamente laghi artificiali. Ne abbiamo ben 55. La cosa più grande dell'isola è il lago Moleo, c'è la Sardegna, abbiamo il fiume Mezzo, che è il fiume principale che abbiamo nell'isola, e anche la diga di Cusac, che attualmente deve contenere 420 milioni di metri cubi d'acqua. Allora, questo invece ha 1500 anni più o meno. È molto bello, eh? È particolare perché allora ci spiegavano che non è un ulivo, si chiama olivastro perché non è piantato, quindi non è coltivato, ma è invece cresciuto spontaneamente, quindi naturalmente. E le olive sono queste qui, no, queste qui piccoline, minuscole. Ci fanno anche un olio da cui ricavano davvero poco, però anche lì sarebbe da provare. Vediamo un po'. Proseguiamo il nostro percorso e andiamo a vedere un olivastro da 2500 anni. Che non sono pochi, 4000 anni di olivastro. Non si può andare perché ovviamente è un tesoro nazionale, però è davvero molto bello da vedere. I rami sono enormi, scendono giù e sembrano molto forti e robusti. Bello, bello, bello. Andiamo adesso a mangiare. Ecco a voi il lago Liscia.
prendere il battello che abbiamo preso prima. Che meraviglia. Ecco. L'ha già presa quindi. Eccoci qua invece che stiamo andando, venite a vedere il dolmen Ladas, poi andremo a vedere anche un altro dolmen e siamo su una vallata bellissima, guarda un po', siamo su questa vallata molto bella, abbiamo lasciato il lago alle spalle e ora siamo più verso Tempio. Dolmen è una parola di origine bretone che vuol dire tavolo di pietra. Questa in realtà era una tomba, una delle vecchie e antiche tombe. Venite. Allora, da quello che ho capito è una tomba a camera singola, quindi è piccola, non è enorme. Però la cosa strana è, ma come diavolo facevano a spostare e a infilare questi sassi così giganti? È un po' la domanda che ci facciamo tutti sulle varie popolazioni che utilizzavano queste pietre megalitiche, perché sono giganti, come tipo Stonehenge, robe varie. Ci si chiede sempre come diavolo hanno fatto. Pure hanno messo dentro dei pali di legno, ma in realtà questa era tutta tenuta su dalle pietre. Ora andremo a vedere un altro dolmen che è dalla parte opposta. Fa caldo? Fa caldo, vero? Abbastanza. Fa abbastanza caldo, però venite con noi. Roby è morto dal caldo e probabilmente anche dal sonno. Guardate queste pietre enormi. Pazzesco. Questi sono questi muretti, questi qui sono un pochino più moderni, vero? Decisamente. Sì, ma anche col cemento. Ah, ecco. Guarda. Sì. Però sono belli. Belli, come effetto stupendo. Beh, tutto il paesaggio è decisamente bello. È assurdo tutti questi massi enormi, cioè si vede proprio com'è rocciosa quest'isola, ed è questo il bello in realtà. Roberto laggiù in fondo. Ciao! Ciao! Ok, adesso andiamo al Dolmen Ciuledda. Questo qui invece è un altro dolmen più piccolino, fatto con dei pilastri verticali che sorreggono un grande masso orizzontale, un grande dolmen, un grande tavolo. Quindi si vede proprio questa struttura fatta con due pilastri e una parte di tetto molto piatta. Si suppone che fosse una tomba però per quelle persone che erano ricche, quindi di alto rango, di sicuro non per i poveri, le povere persone normali. E non si sa se era per una o più persone, ma si suppone anche per più persone. Allora stiamo tornando verso casa, verso Santa Teresa di Gallura, e abbiamo appena ripassato il luogo santo, un paese dove secondo me dovremmo andare perché è pieno di robe da vedere e è molto carino, c'è un panorama spettacolare, vero? Molto carino, sì. Ci saranno un sacco di cose da vedere. Sì.
vede anche tutta la vallata, molto bello. Niente, adesso gustatevi questo time lapse, ne abbiamo fatto un pochino prima, gustatevi tutto questo time lapse fino a Santa Teresa di Gallura e di Sardegna. Ciao! Finalmente abbiamo visto il lago Lescia e tanti alberi grossi, gli olivastri, quelli millenari e anche i dolmen. Beh, mica male questo giro nell'entroterra. Alla prossima, ciao, ciao.